discussione. Allora do la parola a Nicolò Pesci. Grazie. In realtà sarò abbastanza breve nell'illustrazione dell'ordine del giorno, anche perché molte cose sono già state sottolineate dal sindaco e quindi non mi dilungherò neanche sulla parte di premessa in cui l'architetto Gianferrari è stato più che esaustivo, devo dire. No, semplicemente l'ordine del giorno che presentiamo si muove nello stesso alveo, diciamo, della variante che è stata proposta, una variante che trova comunque una condivisione da parte del nostro gruppo, nel senso che riteniamo che anche sulla scorta di quelle che erano state le modifiche introdotte nel 2011 proprio per quello che attiene le zone agricole, si sia data un'ulteriore prosecuzione, una precisazione all'utilizzo di determinate tipologie di manufatti in zona agricola, che riteniamo e crediamo convincenti da questo punto di vista, e quindi non solleviamo nessuna puntualizzazione particolare, se non quello che abbiamo richiamato all'interno del nostro ordine del giorno, che se vogliamo è semplicemente neanche tanto una precauzione quanto un'attenzione, un richiamo che vorremmo fare a un aspetto che probabilmente non era stato neanche pienamente considerato al momento di formulare il testo della variante di questa delibera, ed è quello che attiene a quello che si può definire come la bioeconomia fondamentalmente. E in buona sostanza, cercando come dire di riassumere complessivamente quello che chiediamo e quello che proponiamo, è nella formulazione, comunque nella descrizione degli atti che dovranno essere comunque stipulati tra l'amministrazione pubblica e tra i privati comunque che interverranno in questi contesti, di prestare una particolare attenzione a quelli che possono essere appunto i rischi della bioeconomia. Bioeconomia, per chi non lo sapesse, non avesse nozione dell'argomento, non che io sia un esperto assolutamente, mi sono semplicemente documentato, è comunque un ambito dell'economia che si basa sull'utilizzo delle biotecnologie e soprattutto sul riutilizzo delle biomasse, specialmente delle biomasse che provengono dall'uso agricolo, comunque dai rifiuti, a fini appunto produttivi, di valorizzazione fondamentalmente. Ed è un ambito su cui l'Unione Europea sta investendo in maniera molto forte, sono previsti anche dei piani di finanziamento consistenti e molti soggetti sono interessati comunque, diciamo, a questa linea di sviluppo e di intervento, che sicuramente presenta al suo interno delle opportunità e anche, come dire, delle capacità interessanti. È anche vero al tempo stesso che può presentare dei rischi. Per dirne semplicemente una che secondo me si lega molto bene anche forse al contesto vignolese, è quello della biodiversità, nel senso che in questo genere di produzione molto spesso si utilizzano coltivazioni estensive e non si tiene adeguatamente conto del contesto rurale, delle tipicità, della biodiversità dell'ambiente in cui si va a operare. Per fare semplicemente un esempio, una coltivazione che viene utilizzata per la produzione per esempio di materiale plastico da bio, mettiamola così, è il mais, che è una coltivazione estensiva e che naturalmente non è tipica di queste zone. E con questo non vogliamo dire naturalmente che noi crediamo che ci sia un rischio concreto e attuale per il nostro territorio, però pensiamo che tutto sommato, come dire, porre l'attenzione e il richiamo su questo aspetto, su questo rischio potenziale all'interno comunque di questa variante con questo ordine del giorno, possa anche dare un pochino il segno di quello che questa amministrazione, sia maggioranza che opposizione, immagina o comunque anche desidera o auspica per lo sviluppo agricolo del territorio. Fondamentalmente un po' cercare di descrivere anche da parte nostra, fondamentalmente, come immaginiamo che possa essere salvaguardato e possa essere valorizzato il territorio agricolo vignolese, che da parte nostra deve essere, come dire, considerato all'interno del suo contesto e soprattutto con una particolare attenzione alle proprie tipicità e ai propri prodotti agricoli. Quindi da parte nostra bene, come dire, queste norme che riteniamo si muovano nella direzione giusta. Vi invitiamo comunque e chiediamo all'amministrazione
accogliere comunque questa attenzione, come dire, queste precauzioni che poniamo e di cercare di salvaguardare per quanto possibile anche nei futuri atti che saranno conseguenti a questa variante quello che è comunque il nostro contesto, il nostro ambiente e la tipicità della nostra produzione. Grazie. Qualcuno vuole prendere la parola? Allora passo la parola al consigliere Enrico Bazzani. Buonasera. Allora, durante la commissione che abbiamo fatto per parlare di questi due punti, specificatamente sul punto che riguarda l'altezza degli edifici, che ora è livellata a 13, cioè sarà livellata a 13 metri e mezzo, togliendo il criterio dell'altezza degli edifici al contorno, dico, già in commissione avevo espresso un qualche dubbio perché mi risultava un po' estrema come mossa, e ora mi spiego. Dopo la commissione ne ho parlato col gruppo, ho trovato riscontro di questo, quindi volevo provare a rilanciare anche la discussione qua, perché mi pare un tema alla fine importante, perché dipende da questo come poi verranno costruiti edifici residenziali Vignola. Cioè è una cosa abbastanza importante. Concettualmente, come ha spiegato l'architetto, avevamo questo criterio che livellava l'altezza di un edificio a quelli nel contorno, che era giustissimo, cioè nel senso, se ho un quartiere di casette a un piano non posso costruirci un edificio a 5 piani alto 13 metri e mezzo, e mi sembra particolarmente giusto. Il Consiglio di Stato ha ridefinito il concetto di contorno, dicendo che non ho più l'idea degli edifici in contorno, per esempio lungo un raggio preciso, ma solo quelli che confinano, e questo crea dei paradossi a volte che vanno risolti ovviamente. Per esempio, se due persone hanno lo stesso lotto hanno lotti di terreni che si fronteggiano e uno parte prima la costruzione, l'altezza di questo edificio nuovo va a inficiare le possibilità dell'altro, e questo chiaramente non può andare bene. D'altra parte, il mio dubbio, quello che ho espresso anche in commissione, è se noi affrontiamo questo problema semplicemente togliendo il criterio degli edifici al contorno, avremmo il paradosso, cioè il paradosso, avremo l'estremo che dopo, in teoria, chiunque potrà costruire un edificio di 13 metri e mezzo in qualunque punto, senza alcun vincolo che lo lega agli edifici che sono comunque vicini. Pertanto io volevo chiedere, è possibile affrontare la cosa, non so, superando il concetto di contorno, perché questa sentenza praticamente l'ha messo fuori gioco, se ho capito bene, cioè non si può più applicare come era, ma cercando di esprimere lo stesso concetto, non dico aggirandolo, ma cercando di esprimere quello che si voleva esprimere prima in termini applicabili al regolamento. Qualcun altro vuole prendere la parola? Allora passo la parola al consigliere Minozzi. Innanzitutto, questo discorso di poter utilizzare diciamo edifici dismessi in zona agricola in maniera diversa dal passato, che prevedeva il fatto di ricostruirli tale quali o spostarli in zona residenziale, e quindi poter dare nuova vita a questi tipi di edifici, penso sia una cosa che altre regioni, altri territori hanno fatto da tempo. Portiamo l'esempio di tutto quello che è il vino in Toscana. E se voi andate a visitare i vecchi diciamo edifici utilizzati per fare il vino, sono diventate queste, date delle
diciamo delle reception per i compratori stranieri, estremamente belle, estremamente sofisticate, dove i compratori, soprattutto esteri, si trovano, vengono fatte convention e quant'altro. Tutto questo ce l'hanno insegnato gli inglesi, perché là sono arrivati loro e hanno cominciato a fare tutto questo. Io penso che sia, anche se nel piccolo e per prodotti di tipo diverso, una possibilità oggettiva di far sì che i nostri prodotti, anche non classici, vengano presentati all'esterno, perché noi abbiamo aziende che esportano in una location diversa dal solito capannone nel centro agricolo, nel centro artigianale o quant'altro. Io penso che sia effettivamente una cosa molto interessante, perché può dare la possibilità di recuperare questi, diciamo, questi edifici e dare nuova vita, e io penso che chi voglia fare cose di questo genere sarà molto attento all'architettura, sarà molto attento a tirar fuori da questi edifici il meglio possibile. Perché, lo diceva prima il sindaco, penso che nessuno abbia dubbi sul fatto che il territorio è una cosa importante. Il territorio vignolese, nonostante alcune brutture, chiamiamole così, è ancora un territorio abbastanza ben tenuto. Nostro compito è quello di lasciare ai nostri figli e nipoti territori ancora migliori. Dopodiché io non sono contro le biotecnologie, tenete presente che i sacchettini di plastica di riso, e quindi riciclabili, hanno sostituito la plastica, quindi io su quel tipo di ricerca, su quel tipo di discorso non ho dubbi che bisogna andare avanti, bisogna riuscire a trovare il sistema per produrre qualcosa che sia in qualche maniera o riciclabile o riutilizzabile, ma che non sia la plastica che voi sapete dura centinaia di anni. Ben venga questo invito, però tenete presente che noi abbiamo un territorio con coltivazioni intensive, stiamo parlando di territori con coltivazioni estensive, il Brasile ne è un esempio importante, i carburanti vengono fatti con il mais, poi dopo questo sottraggono nutrimento alla gente, su questo siamo d'accordo, però ben venga questo tipo di orientamento. Io penso che però il fatto di fare, nel caso venga richiesto, di utilizzare questi siti da parte di aziende industriali, viene fatto un contratto, chiamiamolo così adesso, un accordo, va bene, non è un contratto, un accordo, e chiaramente questo accordo, oltre al fatto puramente, diciamo, edilizio, ha e deve avere anche altri contenuti, quindi penso che già questo potrebbe tutelare. Ciò non toglie che ben venga il fatto di pensare che sul nostro territorio, non a caso, questa amministrazione sta cercando in tutte le maniere di rilanciare quello che è il discorso tipico di questo territorio, che è la ciliegia. E la ciliegia va sicuramente salvaguardata. Ecco, quindi quello che io non mi trovo contrario al fatto di questo ordine del giorno, lo trovo leggermente, scusate, fuori luogo, perché parliamo di coltivazioni di altro genere e non di coltivazioni intensive. Grazie. Qualcun altro vuole prendere parola?
Passo la parola allora al consigliere Gasparini. Grazie. Volevo precisare alcune cose. Sono d'accordo con il consigliere Minotti quando dice puntiamo decisamente a rendere più bello il nostro territorio attraverso delle strutture di accoglienza che siano delle strutture anche da un punto di vista estetico migliori rispetto a quelle di un capannone. Io credo che sia questa la strada che noi dobbiamo proseguire e credo che sia utile ricordare come nel nostro paese, in Italia, ci siano degli esempi di strutture agricole, industriali, ma che hanno una valenza di alto livello e di alto profilo architettonico, come ad esempio il Carapace, se qualcuno l'ha visto, il Carapace di Pomodoro in Toscana, che in una cantina rappresenta un progetto assolutamente innovativo per quanto riguarda quel determinato territorio. Ecco, io credo che vorrei invitare la maggioranza e la Giunta in questo caso a far sì che all'interno di questo